praticamente verrà ricordato per il resto della vita come il campione olimpico, poi quello ha vinto il mondiale, l'europeo, probabilmente se nessuno mi batterà questo record rimarrò l'unico al mondo per aver vinto tutti i più grandi titoli, sono 6-7, ma nel mio curriculum io scrivo sempre 250 volte ho perso. Qualcuno se ne frega, qualcun altro mi chiede, e lì parte chiaramente quello che vi sto per raccontare. È una storia breve, la faccio anche in sintesi, anche perché le mie gare durano 90 secondi, quindi devo mettere tanti anni per quella prestazione di 90 secondi, solo sportiva, durano 90 secondi. Nel 2007 avevo 23 anni, quindi all'apice della forza fisica, bello, ero bello. Avevo praticamente il mondo sotto i piedi perché ero il più forte atleta, avevo una federazione che lavorava solo per me, avevo la moto, avevo 2 o 3 morose, insomma ero davvero padrone del mondo, potevo conquistare qualsiasi cosa, il percorso ormai era segnato. Da un paio d'anni io mi svegliavo la mattina e vedevo una cosa che brillava lassù, lassù a destra, che era una medaglia olimpica, era lì e io dovevo soltanto fare questo percorso, questo sentiero per prenderla. 2007, l'anno preolimpico, prima di Pechino 2008, una settimana prima delle selezioni nazionali, per essere quindi nella squadra nazionale, quindi devo soltanto fare la passeggiatina, per poi andare ai mondiali, qualificarmi per queste Olimpiadi. La settimana prima prendo la mia moto, chiamo i miei amici, ragazzi oggi andiamo piano perché una settimana mi gioco un po' il mio futuro, così. L'unica volta che vai piano in moto, cosa succede? Che guardi un po' gli uccellini, guardi le montagne, non ti accorgi che c'è una curva a sinistra, poi c'è un'altra e non la fai, ti appoggi al muretto, la moto non succede niente, proprio toccato lì. Il problema è che con l'inerzia tu vai dall'altra parte del muretto, 7 metri sotto c'era un torrente in secca. In quel momento ho sentito un lavoro extra del mio angelo custode che mi ha permesso di essere qui oggi, perché davvero se vedete il posto è un po' impressionante. Fatto sta che mi alzo, guardo in su, vedo questo muretto, vedo i miei amici con questi occhi così, arrivo, mi arrampico per questo muretto, vedo che la moto è a posto, sono contento, poi arriva un po' di comincia a tremare le gambe, dice, caldo qua dietro, fatto sta che mi risveglio in ospedale, disteso, ho le dimissioni del mio angelo custode, infatti da quella volta non vado più in moto, e a terra, ma cosa è successo? Perché non riesco tanto a muovermi? Non. Arriva il medico e mi fa: signora Malmenti, lei per 90 giorni deve stare disteso. Capite che io ero a conquistare il mondo lassù, mi sono trovato nel letto d'ospedale con questo verdetto del master dottore e ho cominciato a scavare per andare ancora più in basso. Vabbè, la cerco e quella medaglia non la vedo più. Era lì, ogni mattina era lì, mi allenavo ed era lì, ma non la vedo più. 4 giorni dopo, mentre chiaramente comincio a pensare tutte le varie opzioni, vabbè, studierò, finirò l'università, farò altre cose, mi troverò una ricca, insomma cercavo davvero di fare qualsiasi pensiero per tirarmi su, ma non ci riuscivo perché ormai erano 6-8 anni che mi allenavo. Arriva il medico federale, mi guarda negli occhi, forse per convincermi, per tirarmi un po' sul morale, mi dice: però magari a 45 giorni facciamo una prova, se la vertebra si è vertebra fratturata, insomma se si è consolidata un po', qualche lavoro in acqua. Nello stesso momento mi chiama la federazione dicendo: ah, Malmenti, siccome sei il nostro numero uno, sei la punta di diamante, io cominciavo a ringonfiarmi un po', e abbiamo spostato l'ultima selezione, la faremo quel giorno lì che è l'ultima gara che abbiamo, a 100 giorni dall'incidente. Quindi se 90 devo stare fermo per magari 45 in acqua, 10 giorni per tornare a bagagliare, bah, forse ce la faccio anche. Guardo in su e vedo che qualcosina brillava molto lontano, perché il medico ha detto: Daniele, non sta a darmi responsabilità, io te lo dico, ci proviamo, però 45esimo giorno mia mamma mi prende in macchina, mi porta in piscina, entro dentro, comincio a lavorare, vado un po' veloce perché sono dei momenti dove non li auguro a nessuno di voi, perché tu stai rincorrendo questo sogno e stai soffrendo perché gli antidolorifici sì, fanno qualche effetto, probabilmente ho ricominciato a vedere quella cosa brillava per qualche droga che mi hanno dato in ospedale, ma fatto sta che al 90esimo giorno io torno in canoa.
fisicamente non avevo perso tanto, chiaramente mi mancava tutta la parte tecnica, sensibilità, facevo 30 secondi alla volta perché dovevo scendere, che stavo male. Il mio allenatore lì si è reso conto di quello che stavo facendo e ha cominciato a crederci forse più lui di me. Fatto sta che il centesimo giorno, questa gara, io sono arrivato, non avevamo il menti, ah benissimo, benissimo, sono in formissima. Quella pressione probabilmente mi ha fatto sì che, nonostante una gara pessima, gli altri per battermi hanno provato a fare qualcosa di particolare, di eccezionale, e alla fine ho vinto io. Mi qualifico per i mondiali, vado ai mondiali, agopuntura, shazzo, medicine, di tutto, chiaramente tutto lecito, e quinto al mondiale, mi qualifico per Pechino, finalmente ricomincio a rivedere quella medaglia, mi risale l'ego, guarda che bel percorso che ho fatto, andiamo in Cina, cominciano le gare, faccio quello che devo fare, sono in semifinale, sono in finale, sto per pagaiare, parte questa gara, recupero quello che avevo perso, insomma comincio a essere convinto che finalmente posso allungare la mano e prendere quella medaglia. Il problema è che per allungare quella mano dovevo uscire dalla barca e l'ho fatto prima dell'arrivo. A 20 metri dall'arrivo, il mio sporto svegli sono dei paletti, praticamente faccio un errore banalissimo, un errore che davvero mi hanno scritto in tanti: ma cosa hai pensato? Cosa hai mangiato? Come mai? E tutto un tratto la medaglia non sono riuscito a prenderla. Sconfitta clamorosa, perché ero uno dei favoriti, insomma avevo una pressione dietro, non tanto su di me, però insomma era uno di quelli che doveva prendere quella medaglia. Passa l'hangover, due o tre giorni insomma per smaltire la ciocca, mi sveglio quella mattina deluso, chiaramente non volevo, avevo voglia solo di tornare a casa, alzo gli occhi e vedo che brilla ancora, c'è scritto però Londra. Chiamo il mio allenatore, guarda, io ci ho pensato, non so perché, però so che posso farcela lo stesso. So che se dall'incidente sono arrivato qua perché non ero pronto come persona, qui non ero pronto come atleta. Aiutami. Il mio allenatore era uno che la medaglia olimpica l'ha vinta 20 anni prima di Londra nel 92. E da lì prendo un percorso dove sono cambiato io. In quel momento, in quella mattina in Cina, mi sono proprio sentito maturare agonisticamente. Sono uscito dall'essere il campione ancora prima di avere quella medaglia al collo e ho cominciato ad essere un po' più umile e cominciare a dire: cos'è che mi manca? Cosa ho sbagliato? Essere consapevole delle cose che in quel momento mi mancavano per essere il campione. Perché sì, fai le prestazioni, vinci qualche garetta, sei più forte fisicamente, ma nello sport dove ci giochiamo le medaglie a centesimi, sapete, sono proprio le piccole cose che fanno la differenza. Quelle piccole cose sono quelle che ho cominciato a ricercare. Ho fatto, praticamente sono diventato il manager di me stesso, ho fatto la mia squadra, il mio medico, il mio psicologo sportivo, ho cominciato a costruire e dal 2009, prima l'Europeo, poi il Mondiale, la Coppa del Mondo, stavo arrivando, stavo maturando, 4 anni dopo a Londra, quella lì è arrivata perché davvero ho fatto la mia prestazione, ho allungato la mano e ho preso quella medaglia. E il mio è uno sport cattivo, cattivo, perché alle Olimpiadi non c'è nessuno che va per arrivare secondo, sono tutti forti fisicamente, preparati, tecnicamente, motivati. La differenza, io so, l'ho fatta 4 anni prima. Quando da quella sconfitta mi sono reso conto che ero un po' troppo arrogante, quell'arroganza che da fin fastidio. Dicevo, vado e vinco, però poi non l'ho fatto. A Londra invece l'ho fatto. Da quella sconfitta, data da un percorso dove da 23enne padrone del mondo mi sono trovato in un letto d'ospedale, ennesima batosta perché poi sono convinto di vincere, non vinco, devo fare un passo indietro, devo tornare uomo e dire: io non sono ancora quello che tutti si aspettano, io non sono ancora quello che faccio vedere le ragazze che sono. Allora provo a eliminare tutte queste cose, tutto questo egoismo, perché alla fine è egoismo, e ho cominciato a imparare. Da quel momento ho cominciato a maturare, ho cominciato a costruire piano piano un nuovo Molmenti, un nuovo Daniele, un nuovo atleta. Io non penso di essere un talento, perché a 14 anni mi schiantavo e non riuscivo a saltare nemmeno un metro nel salto in lungo, ma da quelle sconfitte, da quei momenti ho cominciato a costruire il campione che poi è uscito e ho portato a casa quel risultato. Ed è un po' l'augurio
che fa. Cioè, è chiaro che con lo sport è facile fare degli esempi, perché ti alleni e il risultato ce l'hai. Sì, sì, quasi sempre. Però io posso essere l'esempio di quello che allenandosi non c'è riuscito, ha dovuto imparare da quell'errore, da quella sconfitta, dall'essere tornato umano, per poi cominciare quel percorso. E costruendolo da manager, come fa un'azienda, davvero? Avevo il mio budget, dovevo fare determinate cose, molto minuzioso, se vogliamo, dovevo essere davvero molto in cercare i particolari, perché davvero io sono diventato ingegnere per costruirmi la barca su misura per il mio peso. A Londra avevo 10 barche e le scartavo per arrivare a quella giusta. Avevo una dieta che per gli ultimi 30 giorni non dovevo sgarrare, proprio perché volevo essere sicuro che niente fosse lasciato al caso. Il fatto, la casualità, esistono, ma c'è il modo per superarle. Io sono riuscito con dei medici che mi hanno dato fiducia, sono riuscito con dei painkiller, degli antidolorifici importanti, però sono riuscito, ed è la cosa che più importante che fa lo sport, che ha fatto su di me, mi ha fatto crescere come uomo, mi ha fatto capire che qualsiasi sogno, se tu lo trasformi come obiettivo e ci lavori con testa, con metodo, poi lo riesci a raggiungere, qualsiasi cosa. Ci sono le persone che ti aiutano, devi trovare quelle giuste, sbaglierai, continuerai a sbagliare, ripeto, in quei 4 anni prima di Londra ne ho vinte tante, ma ne ho perse molte di più. Ma da ogni sconfitta aggiungevo piccoli tasselli per costruire quel campione che poi è venuto fuori. L'augurio che faccio è proprio questo: siate contenti quando siete in down, perché proprio da lì potete risalire. Siate contenti quando sbagliate qualcosa, perché proprio da lì riuscirete a imparare a non rifare lo stesso errore. Nel mio sport io sono riuscito e verrò ricordato per quella medaglia, ma mi piace di più ricordare le 250 volte che ho perso, perché lì mi hanno fatto diventare l'uomo che sono, il campione che sono stato, e l'esempio che magari per qualcuno di voi può essere la spinta per diventare una persona migliore. In bocca al lupo.